28. Mistico cieco. Sapevo che le avrebbe fatto piacere, disse il politico. E molto più di un semplice piacere, disse il dottor Talenti. Era il primo passo verso il concretarsi di un sogno che era iniziato all'epoca dell'arrivo di Talenti nella città del Meridione 3 anni e mezzo prima. L'apertura di una nuova ala dell'ospedale. Strano come ci si possa appassionare ad un posto, pensò Talenti. Se qualcuno gli avesse detto alla facoltà di medicina di Cleveland o quando era primo aiuto chirurgo ad Harvard che sarebbe andato a finire in quell'ospedale stagnante, se ne sarebbe fatto ampie risate. Anche quando era andato a Londra per completare la sua esperienza di chirurgo, aveva tutte le intenzioni al suo ritorno in Italia di entrare nei quadri di un grande ospedale del nord e avrebbe potuto fare comodamente la sua scelta, ma prima di aver avuto il tempo di decidere si era innamorato di una dolce donna del sud ed era rimasto invischiato in quell'ospedale. La realtà in cui il dottor Talenti viveva adesso era molto diversa da quella in cui credeva prima. Il grande chirurgo in un grande ospedale del nord. Quello che aveva trovato all'inizio dove lavorava adesso lo aveva sconvolto. L'ospedale era materialmente in rovina. L'amministrazione lasciava tutto a desiderare. Il livello delle prestazioni mediche, con qualche rara eccezione, era molto basso. I primari dei reparti di chirurgia e medicina erano al loro posto da anni ed anni. Il principale obiettivo della loro vita professionale era conservare un amabile status quo. Il direttore amministrativo, uomo chiave nei rapporti tra il consiglio di amministrazione e il personale ospedaliero, era un trafficone incompetente. Non si stanziavano fondi per le ricerche scientifiche. I giovani laureati di prim'ordine non aspiravano più a lavorare nell'ospedale. Come era riuscito il dottor Talenti a salvare la situazione prima e a ribaltarla poi? Aveva imparato a dare soltanto un'apparenza alla realtà relativa. Non aveva più dato un valore negativo a ciò che percepiva dell'ospedale. Aveva rinunciato all'ambivalenza positivo e negativo e aveva imparato che gli opposti, di per sé, esistono come aspetti complementari dell'unica verità, per cui il male esiste solo come assenza del bene, e si era messo a lavorare come un mistico cieco. La sera, quando tornava stanchissimo dalla sala operatoria, telefonava ai membri importanti del consiglio di amministrazione per convincerli ad adottare alcune sue idee circa la modernizzazione dell'ospedale. Era un'ardua battaglia, ma la sua forte forma pensiero, creata e sostenuta dalla sua mistica professionale, scavava nelle coscienze dei medici anziani che si opponevano alla modernizzazione. Era la dualità, il dualismo, che sostanzia l'universo, ma Talenti agiva come se i suoi avversari non esistessero oggettivamente, perché non gli attribuiva un valore negativo. Li considerava una necessità evolutiva sua e dell'ospedale che voleva migliorare. Questa era la percezione soggettiva della realtà che animava il dottor Talenti. E ora, chinandosi a guardare i progetti della nuova ala, Talenti ripensava ai 3 anni e mezzo che erano trascorsi. Pensava che non era stata la sua preparazione scientifica, umanistica, accademica e professionale a creare quella sua vittoria. C'era una causa più lontana, c'era una regola spirituale che aveva agito nella sua interpretazione della realtà e lo aveva fatto risalire a Dio attraverso il suo ospedale del Sud.